Un bianco Natale su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci di nuovo insieme per aggiornare la nostra cover, un'altra puntata di Make Your Cover edizione Natale, un bianco nevosissimo Natale. E siccome in questo periodo sono in fissa con le stelle, non so perché, mi piacciono tantissimo, non so se riuscite a percepire questo leggero trasporto che io ho per gli astri in questo periodo, bene, allora ho deciso di fare una cover che rievochi tutte le mie passioni del momento: il bianco Natale, l'astro del cielo, quindi la morbidezza di paesaggi innevati, lo sbrilluccichio delle stelle, tutto insieme all'interno di una cover. A fare questo video però non sono da sola, ma sono con la mia amica Sandra dell'Arte Vista da Me. Vi lascio qui il link al suo video, che dall'altra parte nel suo canale vi proporrà un altro tipo di cover, sempre a tema natalizio. Io sono curiosissima di vedere cosa avrà creato, quindi subito dopo aver visto il mio video, mi raccomando, correte a guardare il suo. Io saluto Sandra, le mando un grande bacio, faccio tanti auguri a lei e alla sua famiglia e le auguro uno splendido Natale, così come lo auguro a voi, ma non senza una cover nuova. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra cover Bianco Natale. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra nuova cover Bianco Natale. Allora, innanzitutto del colore acrilico bianco. Io ho questo della Lidl, ottimo. Poi un pennello e un piattino e dei bicchierini di carta. Della colla Vinavil, una pinzetta ci potrà essere d'aiuto. Una cover, delle perline adesive, esistono in commercio, nei negozi a 99 centesimi, molto spesso, anche se non vi piace sentirlo dai cinesi, ma nei negozi a 99 centesimi ci sono, sono delle mezze perline. Io ne ho di tre misure, grandi, medie e piccoline, e le ho pagate ogni confezione 1 euro. Del glitter io ce l'ho bianco e argentato, anche questo preso nel reparto Nail Art ad un 99 cent, una confezione da 12 colori, l'ho pagata una cosa come 80 centesimi. E poi una cosa che riciclo molto volentieri, che ho comprato non so perché, veramente certe volte io mi chiedo, è una roba, è una fibra, diciamo così, pelosa, bianca, che andrebbe aggiunta al mascara per renderlo più volumizzante. Io l'ho comprata e poi questa cosa non l'ho mai utilizzata perché mi scoccia rovinare il mascara aggiungendo una cosa che non so poi come reagisca. Quindi, non avendola mai usata, devo trovare un utilizzo alternativo. Queste fibre le vendono sia per le ciglia, e la Essence le vende sempre a 1,90. Io ce l'ho bianco perché la mia cover la voglio fare tutta bianca. Cominciamo subito. Prendiamo dell'acrilico bianco e prendiamo la nostra cover. E questa volta dall'esterno, l'interno lo lascerò in tonso, comincio a passare sulla mia cover. Mi raccomando, i margini, siate puliti. Ok, prima mano, facciamo asciugare perfettamente. Ok, siamo subito pronti per passare una seconda mano di acrilico. E questa volta la do tamponando, quindi lasciando proprio il segno del pennello. Così, tac tac tac, creando una sorta di superficie un po' ruvidina. Naturalmente la do su tutto e lascio asciugare. Benissimo, a questo punto quello che avremo sarà questo, una superficie molto pasticciata, sembra appunto quasi cosparsa di neve, diciamo così, anche se non è neve. Adesso prendiamo la misura della lunghezza della nostra cover, che è lunga 11 cm, voi vedete la vostra quant'è, è larga 5,5, quindi segnatevi il vostro centro perché da lì partirà la decorazione della nostra cover. Verso un po' di vina vi prendo le mie perline e comincio a comporre
sulla mia cover delle stelle barra cristalli di neve. Nella mia testa sono stelle, però possono sembrare anche cristalli di neve. Per questo mi è venuto di dare il nome a questo tutorial Bianco Natale. Diciamo che sono delle stelle di neve. Lo schema per fare questa cover lo trovate sulla mia pagina Facebook Make Your Cover Bianco Natale. Ma più che lo schema, vi faccio proprio la foto di quello che è la posizione delle perline, perché lo schema è fatto a palline, quindi non avrebbe senso. Tanto vale che vi metto la foto, così avrete la resa e facilmente contando le perline potrete mettere tutto al posto giusto. Quindi intingo di colla poco poco e metto la prima perlina tac al centro. Ora qui è soltanto una questione di composizione e precisione. Vedrete, è molto molto semplice e molto molto carino. A questo punto siamo pronti per ricoprire tutta la nostra coverina con il peluche. Allora, su un piattino metto della Vinavil che, essendo molto molto densa, allungo con un po' d'acqua. E adesso c'è la parte più difficile e più noiosa. Voi mi chiederete: ma non potevamo mettere prima il pelosino e poi appiccicare le perline? Sicuramente sarebbe stato più facile, ma l'effetto sarebbe stato meno bello. Perché appiccicando le perline sul pelosino fresco si sarebbe discostato e si sarebbero create delle montagnette attorno alle perline. Quindi, secondo me, no, ma voi potete provare, insomma, nessuno ve lo vieta. Adesso, piano piano, rivestiamo tutto di Vinavil, piano piano, senza sbordare e andando anche tra le sferette. Quindi la mano bianca sotto l'abbiamo passata, perché se da qualche parte per caso non dovessimo arrivare a ricoprire con la nostra colla, comunque ci sarebbe il substrato bianco a mimetizzare la dimenticanza, diciamo così. Ok, passata Vinavil su tutto, cosa facciamo? Prendiamo il nostro pelosino, mettiamo qui, e io volevo miscelarlo con un po' di glitter, cioè così, proprio della serie facciamoci del male, e buttiamolo su tutto a coprire. Ovviamente, ragazze, qui mi permetto di parlare alle più piccole: quando le cose le usate così per lo scrap, per la decorazione, poi non potete più usarle per metterle nei cosmetici e via discorrendo. State molto attente, perché vengono congiuntivite, robe pazzesche, quindi no, no, no. Cioè, cambiate destinazione d'uso e basta. Noi adesso lo facciamo asciugare ben bene, poi diamo una bella spolverata a tutto. Guardate che bella! Bene, adesso la facciamo asciugare, poi la spolvero totalmente perché è proprio sporchissima di peluche, e dopodiché vi lascio alle foto. Bene, a dopo! Tutti sbrilluccichini, e poi morbida morbida, soffice soffice, e con pochi pochi euro avrete una cover che vi farà fare un figurone. Naturalmente è una cover da donna, quindi maschietti, questo non deve farvi sentire
esonerati, la farete come regalo per le vostre amate e quindi mettetevi al lavoro con perline e sbrilluccichini anche voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questa idea possiate declinarla anche sui cellulari che non siano un iPhone, perché naturalmente queste sono solo idee che poi voi potrete prendere e portare sulle vostre cover utilizzando la stessa metodologia. Bene, io vi auguro un bianco Natale sia esternamente che soprattutto internamente, un Natale soffice, morbido, un Natale fatto di tanta luce, e vi rimando al prossimo video. Se questo vi è piaciuto però lasciatemi un pollice in su, condividete il video e venitemi a trovare sia su Facebook che su Instagram, vi metto qua sotto il link nel box informazioni. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci e buon Natale a tutti!